Ciao amici di Menwow, benvenuti a un nuovo entusiasmante unboxing. Bene, state programmando di andare in montagna, di dedicarvi all'alpinismo, semplicemente al trekking in montagna. Oggi ho da presentarvi un prodotto eccezionale che ho minuziosamente selezionato tra un ventaglio di prodotti per questo tipo di attività, alpinismo, camminate con ramponi, o ancora trekking su montagna, sia estivo che invernale, ho selezionato per voi quello che è il miglior prodotto possibile presente sul mercato, che è consigliato anche da alpinisti professionisti, non solo dal vostro Menwow, che non è un alpinista professionista, ma che ha davvero intenzione di dedicarsi a questo tipo di attività all'aperto il prima possibile, soprattutto quando, ora, al termine di questa odiosa pandemia, si potrà ritornare a viaggiare e a respirare un po' di clima, di tranquillità durante viaggi e scampagnate in allegria. Bene, il prodotto di oggi che voglio unboxizzare con voi l'ho preso dal solito, come vedete, Amazon, la freccia e il sorriso di Amazon. E quello che vi voglio presentare oggi sono le saliva, pronunciato con la W, si pronuncia con la V, come diceva e come mi ha suggerito la fidanzata del mio caro cuginetto, che saluto, saluto anche mio cugino, il mio caro cugino che mi guarda sempre. Bene, amici di Menwow, cosa abbiamo oggi? Vi dicevo, il prodotto migliore per svolgere qualsiasi tipo di attività in montagna, per lunghe camminate, attività di trekking, attività di alpinismo, attività insomma di arrampicata anche, perché questo prodotto, secondo l'opinione e il parere dei più grandi professionisti dell'alpinismo, è considerato un must have nel guardaroba di chi è in procinto di svolgere queste attività. Vediamolo insieme. Vediamolo insieme questo prodotto fantastico che si presenta in questa confezione, molto bella pulita. Vediamo come si apre. Eccolo qui il nostro prodotto. Wow, che successo! Questa sarà poi una sorpresa. È un prodotto aggiunto alla confezione che dà davvero utilità al prodotto stesso. Prima che casca tutto, apriamolo in questo modo. Ecco a noi i nostri scarponcini, bellissimi esteticamente, ma anche funzionalmente. Eccoli qua. Abbiamo i Saleva Rapace, il modello è il Rapace. Presumo che questo nome, che questa denominazione Rapace, derivi dalla sua capacità di potersi arrampicare e attaccare a quelli che sono i percorsi di montagna a cui sarà sottoposto questo stesso prodotto. Bene, così al tatto da una persona come me, che non è esperta, ripeto, di questo tipo di attrezzature, ma che lo diventerà presto perché lo sport in montagna, l'idea di poter fare sport in montagna all'aria aperta, in altitudine, mi entusiasma parecchio, quindi incomincerò a esercitare questo tipo di attività il massimo possibile, il massimo consentito. Bene, questo è lo scarpone. Come vedete, che caratteristiche ha questo scarpone? Innanzitutto partiamo dalla suola. La suola è una suola Vibram particolarmente tecnica, che garantisce grip, aderenza al terreno, ed è una suola innanzitutto ramponabile, e poi qualora ci dovesse essere del consumo della suola, questa scarpa ha tutti i presupposti per essere risolata, come si dice. E infatti partiamo subito dal primo difetto, che poi è l'unico di questa scarpa che nelle recensioni si può notare, è che ovviamente un uso intenso questa suola tende molto ad essere a logorarsi e quindi a consumarsi. Però
riguardo ci sono pareri diciamo, discordanti. C'è chi appunto asserisce che l'usura è davvero rapida di questi tasselli, chi invece dice che è un'usura normale dovuta a quella che è l'asperità del terreno e quindi dell'attività che si svolge sulla montagna, dovuta alle rocce, alle intemperie, a cui questi stivaletti, questo scarpone da montagna dovrà essere sottoposto. Quindi, tolto questo primo e a quanto pare unico difetto di questo scarpone per l'alpinismo, passiamo ovviamente ai vantaggi e alle caratteristiche tecniche che lo caratterizzano. Innanzitutto la tomaia è costituita da un robusto nabuc, addirittura spesso 1,8 cm, da una membrana in Gore-Tex che ne assicura l'impermeabilità e la traspirabilità dello stesso prodotto, quindi vi garantisce di rimanere all'asciutto completamente nelle peggiori condizioni atmosferiche, grazie alle proprietà del Gore-Tex e alla costruzione, come vedete, dello stesso. Presenta poi una parte, una fascia laterale tutta intorno, davvero rigida al tatto, che non si riesce a piegare perché serve come protezione contro le rocce o altri ostacoli che potete trovare durante il vostro cammino. Infatti è uno scarpone piuttosto, è definito semirigido, però a quanto pare io non riesco assolutamente a piegarlo perché è comunque caratterizzato da questa struttura molto molto robusta che sembra finalizzata a proteggere al meglio il vostro piede durante le camminate, durante le traversate e i vostri percorsi di trekking. Ovviamente ha dei lacci posizionati quasi all'inizio delle dita, proprio per garantire una migliore anatomia e adattabilità della scarpa, quindi prevedendo questa allacciatura così decentrata, così portata verso l'estremità del piede, ha un sistema chiamato 3F, che è questo dietro, per garantire maggior comfort alle caviglie sottoposte durante la camminata, le intense camminate che effettuerete con questi scarponi. Ha un'allacciatura regolabile in più punti, che appunto è finalizzata ad adattare meglio la scarpa. E poi, altra caratteristica piuttosto importante è quella di prevedere due solette diverse per far sì che il piede possa meglio adattarsi a quello che è l'interno della scarpa, che come vedete, secondo la casa Salewa, garantisce caldo, comfort nei periodi invernali e comunque piuttosto una traspirabilità e quindi un utilizzo versatile anche durante l'estate, perché sì, questo scarpone è caldo in inverno e piuttosto fresco in estate. Certo, ovviamente quando si va in montagna la temperatura anche in estate non è delle più leggere, non è delle più miti, non è delle più tranquille. Quindi comunque è diretto a coprire le quattro stagioni, va benissimo per tutte e quattro le stagioni. Come vedete qui c'è anche il sigillo di garanzia del Gore-Tex, resistenza ed utilizzo del Gore-Tex. Bene, dicevamo, qual è l'altra peculiarità di questo scarpone? È quello che la casa vi consegna due tipi di solette. Questa è la prima, come vedete, qui all'interno di questa scatola ce n'è un'altra che contiene questa sorta di plantari. Che come vanno utilizzate? Vanno utilizzati ovviamente strappando vedendo a staccare con uno strappo questa soletta che c'è all'interno della prima, come vedete, e poi ad inserire questa soletta nell'altro plantare. Questo perché? Per fare in modo che la calzata sia il più possibile compatibile con quella che è la misura del vostro piede. Quindi facendo questa operazione, portando da qui, avrete una calzata più ampia. Portando invece la soletta all'interno di questa, una calzata più stretta, perché ovviamente questo tipo di soletta in più aumenterà il volume dello spessore dell'interno della scarpa e quindi vi consentirà una calzata ancora più precisa, perfetta e performante.
Bene, amici di Menuau, che dire, io ripeto, posso notare semplicemente un prodotto così al tatto, al touch feeling, come vi dico sempre, di altissima qualità. È un prodotto rifinito in ogni dettaglio, devo dire, la scarpa è veramente premium, il suo costo infatti è di 250 euro, il prezzo di listino che potete trovare sul sito ufficiale o su altri negozi online, ovviamente sono vendute anche da Amazon. Non è facile acquistarle con un prezzo ribassato, massimo che ho visto che si può strappare da questo tipo di scarponi eccezionali, bellissimi come vedete, non solo per le performance, ma anche esteticamente sono stupendi, devo dire, denotano tanta qualità. Il prezzo, stavo dicendo, che potete strappare su questi scarponi può essere portato a ribasso di circa il 25%, quindi non un grandissimo sconto, perché comunque è un prodotto di nicchia, è un prodotto d'élite, è un prodotto molto specifico che comunque risponde all'esigenza di soddisfare dei bisogni particolarmente esigenti degli alpinisti o di chi semplicemente vuole svolgere un'attività all'aria aperta in tutta sicurezza, perché sono a prova di neve, a prova di pioggia, a prova di roccia, e che quindi possono, insomma, avere un uso molto versatile, ma anche molto molto efficace e tecnico. Ripeto, sul web, su YouTube, per esempio, ho visto che ci sono dei video che parlano, che narrano quelle che sono le caratteristiche vincenti di questo prodotto, e che sono video comunque realizzati da atleti della montagna, professionisti, ma anche amatoriali, che però coprono distanze in camminata davvero incredibili. Perché anche c'è da sottolineare che tra le altre caratteristiche di questo prodotto c'è quella di non causare vesciche, c'è una costruzione particolare e un rivestimento interno piuttosto interessante, che non comporta l'insorgere di vesciche e problemi quindi ai piedi, perché giustamente se durante una camminata dovessero determinarsi una serie di vescicole, la nostra gita di quel momento potrebbe essere davvero compromessa e potremmo ritrovarci in serie, serie difficoltà. Certo, è sempre meglio provare prima un paio di scarponi, prima di utilizzarlo, sapendo di dover percorrere tantissimi chilometri, però secondo quanto stabilito dalla stessa casa Saleva, si dice che questo prodotto comunque è diretto a garantire, grosso modo, quella che è l'insorgenza di vescicole, quindi di problemi durante l'utilizzo dello stesso. Io parliamo adesso della calzata, del numero di questi prodotti. C'è scritto che c'è chi consiglia di prendere una volta e mezzo il proprio numero, un numero in più, c'è chi addirittura di prendere due numeri, chi dice che invece non è necessario prendere un numero più grande, ma va bene il proprio numero, attenersi a quella che è la tabella del proprio numero abituale. Ma invece, secondo me, bisogna prendere una taglia più grande, almeno una taglia in più, anche perché se si utilizzano calzettoni da montagna, oppure se chi è soggetto a utilizzare delle solette interne diverse, magari per la pronazione del piede o per altri tipi di solette che si usano per alleviare i dolori alla lombalgia, alla schiena e tutto quanto, è meglio avere un po' di spazio in più all'interno del piede e soprattutto alla luce delle tantissime camminate, quindi ore di camminata e chilometri di percorrenza, che ovviamente chi acquista questo tipo di prodotto dovrà appunto esercitare, dovrà svolgere, dovrà coprire. Quindi di conseguenza è meglio avere un numero più grande, anche perché poi dopo tanti chilometri percorso, tanti minuti, ore di attività, i piedi tendono a gonfiarsi e quindi questo gonfiore potrebbe giustamente potrebbe comprimere il nostro piede all'interno della stessa scarpa e quindi causarci tutta una serie di disagi. Quindi il mio consiglio è un numero almeno più grande di quello che utilizzate solitamente. Bene, amici di Menuau, io dopo questa recensione, elencazione di tutte queste caratteristiche eccezionali che ha questa scarpa, che anche, ripeto,
dal vivo, non so se dal video si evince, ma sono molto molto belle esteticamente e danno un senso di robustezza e di protezione. Sono sicuro che il mio piede all'interno di questa scarpa, all'interno di questi scarponi, si troverà davvero davvero comodo e protetto da qualunque condizione atmosferica. Bene, amici di Menwow, memento, audere, semper e a presto su Menwow. Ciao. Riprendiamo a fare sport, riprendiamo a vivere e non vedo l'ora di utilizzare questi scarponi e di farci tantissimi, tantissimi chilometri. Non vedo proprio l'ora, come vi auguro di fare tanto sport anche a voi. A presto, amici di Menwow. Ciao. Saliva rapace, una garanzia.